Dove va il mondo del social marketing oggi? Innanzitutto è importante ricordare la vastità del fenomeno. In Italia quasi una persona su due è presente su Facebook. Ogni giorno infatti 25 milioni di persone accedono a Facebook e 24 milioni di esse lo fanno da mobile. Questo testimonianza appunto che lo spostamento dell'utenza su mobile è ancora un trend presente. All'interno di Facebook quello che è interessante è vedere la crescita dei video e soprattutto di quelle che sono nate come le Instagram Stories. Negli ultimi 12 mesi le Instagram Stories, questo nuovo formato verticale immersivo, è cresciuto dai livelli esponenziali. Oggi ci sono 400 milioni di stories pubblicate ogni giorno e una su tre delle storie più visualizzate appartengono ad aziende. Social marketing, come stanno reagendo le PMI ad affrontare questa sfida, questo fenomeno sempre più importante? È un fenomeno sempre più importante e sempre più complesso. È un fenomeno molto dinamico, l'obsolescenza in queste tecniche di comunicazione penso che sia paragonabile a quello degli dispositivi elettronici, per cui ci vuole un tasso di competenza molto alto e anche un tasso di aggiornamento importante. Nelle piccole e medie imprese l'investimento nei social rappresenta ancora una parte minima degli investimenti in comunicazione, però ci sono grosse opportunità e sono da cogliere ed è per questo che dobbiamo fare cultura sul tema. Quanto sono importanti i social per un'azienda come la vostra? La nostra esperienza comincia 2 anni fa. Diciamo che pian piano abbiamo iniziato a sperimentare contenuti per la piattaforma, in particolare non solo immagini ma soprattutto video. Sicuramente oggi bisogna considerare che tutti sono su Facebook, quindi la presenza non è tanto quella di oggi ma è quella di crearsi uno spazio per il futuro. Per quanto riguarda una PMI, cosa dovrebbe fare? Innanzitutto è importante ricordare che l'88% degli utenti, delle persone presenti su Facebook in Italia, sono connesse con almeno una piccola e media impresa del nostro paese. Queste imprese hanno a disposizione la possibilità di raggiungere un pubblico che anni fa non avrebbero potuto raggiungere. Infatti mettiamo a disposizione delle piccole e medie imprese le stesse potenzialità, gli stessi strumenti di marketing che sono a disposizione invece delle grandi imprese, cosa che sarebbe stata impossibile qualche anno fa prima dell'avvento dei social e di Facebook. Da imprenditore ai colleghi di un'altra PMI che invece sono ancora un po' restii, fanno fatica a entrare in questo mondo, lei cosa consiglia? Ma anche noi eravamo restii 2 anni fa alla partenza, per vari motivi, vari aspetti, non vendiamo direttamente al pubblico privato e quindi abbiamo avuto tanti dubbi e tante incertezze. Alla fine ha prevalso la nostra voglia di provarci, la nostra voglia di comunicare, che senza dubbio oggi va sperimentata appunto. E quindi il consiglio è quello di iniziare questo cammino facendo delle prove e degli esperimenti.